La Marchesa d'Aragona è il personaggio del momento, su questo non vi è dubbio. Daniela Del Secco è marchesa, non lo è, ormai questo è il tormentone, mentre lei continua a ribadire di avere origini nobili, venendo confutata anche dalla macchina della verità in diretta TV a Domenica Live, c'è chi la vuole ormai in TV sempre e comunque. La settimana scorsa Barbara D'Urso ci ha costruito un'intera puntata e senza risentire molto in termini di ascolti, e allora chi sarà la prossima a farlo? Federica Panicucci ha già annunciato che la prossima settimana chiarirà un po' di cose sul Grande Fratello VIP 2018 con ospiti in studio Alessandro Cecchi Paone e la stessa Marchesa, ma, intanto, spunta un'ipotesi che ha già conquistato il pubblico, ovvero che Daniela Del Secco possa essere una nuova dama del trono over di Uomini e Donne. La Marchesa a Uomini e Donne? Non ci sono a riguardo delle conferme e, per il momento, la possibilità che Marchesa d'Aragona sbarchi a Uomini e Donne è un po' remota, ma mai dire mai, soprattutto alla luce del fatto che in molti in questi giorni hanno paragonato il comportamento della nobile vampa alla Tina Cipollari degli esordi. A riferire questa indiscrezione è il settimanale Spy che in edicola proprio oggi ha riportato voci di corridoio che danno per certo l'arrivo di Daniela Del Secco in TV a Uomini e Donne, soprattutto alla luce del fatto che lei e Tina possano avere buoni rapporti. Come se questo non bastasse, sembra che i suoi fan presto potranno vederla a teatro per un monologo che, almeno questa volta, non sarà disturbato dalle pubblicità o dalla padrona di casa dei programmi in cui spesso è ospite. Il pubblico è già pazzo di lei e spera davvero di vederla tra le dame del trono over, anche se c'è chi pensa che per lei ci vorrebbe un trono nel trono, magari una sorta di siparietto divertente che ci riporti alle origini del programma quando era Tina Cipollari a far tremare i corteggiatori. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.